attraverso la diffida l'avvio di un procedimento per un'azione collettiva amministrativa, che vuol dire che la diffida noi chiederemo di adempiere all'AS dentro 90 giorni, appunto per ripristinare gli standard qualitativi e qualitativi sono quelli di cure primarie, cioè sull'assistenza alle cittadine e ai cittadini. La diffida è il primo atto, è un atto prodromico appunto all'interno di un sistema procedurale che è quello della class action amministrativa. Si è fatta anche chiarezza su quelli che sono i costi, le indennità effettive dei medici e su quella che è la sostenibilità economica dei nuclei di cure primarie al netto di queste indennità. Sì, si è dimostrato che su questo territorio c'era un sistema virtuale che in questo momento rischia di essere compromesso, producendo tra l'altro una sperequazione rispetto ad altri territori. Cioè, in questo territorio vengono meno le sostituzioni, mentre altri territori, altre province di competenza di altre ASL sistematicamente si fanno le sostituzioni ai giovani medici, che vuol dire che i giovani medici continuano a garantire l'assistenza a cittadini e a cittadine, cose che non avviene invece nell'ASL di competenza numero uno.